L'importante introduzione, l'opera si apre con la sua prima parte, in cui Sartre affronta il problema del nulla. Questa prima parte è poi suddivisa in due analisi distinte, una relativa all'origine della negazione, l'altra al fenomeno esistenziale della malafede. Riconnettendosi all'analisi ontologica condotta nell'introduzione, Sartre qui chiarisce subito che per lui il concreto è assoluto. Esso è la cosa spazio-temporale con tutte le sue determinazioni, sintesi cioè di fenomeno e coscienza. Qualcosa di assimilabile, dice Sartre, all'Aidegheriano essere nel mondo, inteso come struttura e relazione originaria io cose, e non come sommatoria di due elementi astratti. Tale concreto originario è osservabile tramite le condotte umane, intese però fenomenologicamente come delle realtà coglibili oggettivamente e non come delle affezioni soggettive che la riflessione concettualizza. In questo reale sartriano, che finora è sembrato caratterizzato dalla pienezza, irrompe il nulla, inteso come forme diverse di negazione dell'essere. Interrogarsi sull'essere, come fa la coscienza, significa infatti anche tematizzare la negazione, la possibilità di una risposta negativa alle nostre domande, di un no, le cose non stanno così. Anzi, la negazione potrebbe essere totale se ci accorgiamo che un certo essere non c'è. Si può quindi già intuire che il nulla è legato essenzialmente all'interrogante, cioè alla coscienza. Nella seconda sezione dell'opera, dedicata appunto allo studio della coscienza, Sartre preciserà infatti che la negazione è la struttura basilare dell'intenzionalità e della ipseità, in quanto essa si distingue dall'essere esteriore. Vi è quindi un nulla che occorre tematizzare per parlare dell'essere, come il negativo di una fotografia, si potrebbe dire. Anzi, il nulla ci circonda e su di esso galleggia l'essere. In effetti, dice Sartre, il non essere c'è, a differenza di ciò che pensava Bergson. Il non essere non è un puro elemento del giudizio umano quando si rende conto che l'essere è diverso da come lo considerava, come quando mi accorgo che ho nel portafoglio solo 1300 franchi e non i 1500 che pensavo di avere. Vi è una dimensione del non essere che precede il giudizio, una relazione d'essere della coscienza col non essere che risiede nella stessa trascendenza originaria dell'oggetto. Se la mia automobile ha un guasto, io ne scruto le parti per capirne l'origine aspettandomi che il carburatore o un altro componente può esserne la causa allo stesso titolo di quanto può non esserlo. Anche il non essere ha una sua transfenomenalità, il nulla quindi infesta l'essere e le nostre negazioni dipendono dall'esistenza del nulla. Il rapporto nulla-essere, precisa Sartre, non va concepito dialetticamente come faceva Hegel, poiché il nulla, e gli spiega, non è il contrario dell'essere, ma il suo contraddittorio, il che lo rende logicamente posteriore all'essere di cui è la negazione. Il nulla, in effetti, non è e deve all'essere la sua esistenza. Il nulla vive sulla superficie dell'essere, perché l'annichilimento dell'essere sarebbe anche quello del nulla, anche se, a rigore, il nulla strettamente inteso non si può annichilire non essendo. Quella del nulla è dunque un'apparenza d'essere, un prestito d'essere, dice Sartre. Il nulla, più precisamente, è stato, non si annienta, ma è annientato. Vi sono diverse condotte umane che conducono alla comprensione del nulla, l'odio e la distruzione, la difesa, il rammarico. Esaminando a titolo d'esempio la nozione di distanza spaziale, vista come negazione della contiguità, Sartre ne conclude che vi sono delle realtà che sono intrinsecamente abitate dalla negazione, che è condizione necessaria per la loro esistenza. Egli chiama tali realtà con un neologismo negatité e le paragona ai concetti limitativi, come quello dell'immortalità dell'anima di Kant, Sintesi di negativo e positivo in cui la negazione è condizione di positività. Questo niente reale che caratterizza molte entità non è il nulla assoluto, che come tale effettivamente non esiste. Tuttavia la nozione di nulla è necessaria per parlare dell'essere. D'altra parte l'in sé, essendo piena positività, non è evidentemente in grado di produrre il nulla che è estraneo alle sue strutture. Da dove lo trarrebbe infatti? se sappiamo che l'in sé è piena realtà. Deve esistere un altro essere, una decompressione d'essere, che sia in grado di sorreggere il nulla, di annientarlo, di conservarlo, un creatore del nulla. Questo altro essere non può restare passivo nella sua produzione, né totalmente estraneo al nulla medesimo. Per poterlo produrre, esso deve avere il nulla come una delle sue caratteristiche ontologiche. D'altra parte, abbiamo visto che il nulla è emerso nell'atto stesso di interrogare l'essere e quindi ogni domanda comprende in sé la possibilità del nulla. Chi interroga, allora, riflette Sartre, è quello che si dice un essere libero, vale a dire che ha il potere di staccarsi dalla serie deterministica delle cause. La sua domanda non è evidentemente un elemento della serie delle cause e tale domanda, in quanto tale, ha il potere di identificare. Se così non fosse, va commentato. Non sarebbe una domanda, ma un atto meccanico interno all'essere. Si potrebbe dire che la risposta sarebbe predeterminata e si tratterebbe piuttosto di un riconoscimento che di una vera risposta. E questo è il passaggio forse più importante dell'essere il nulla, in cui Sartre si distacca da un materialismo scientista e determinista e articola la sua ontologia non metafisica della libertà, il suo umanesimo esistenzialista che rifiuta, come Hegel e Bergson, il determinismo psicologico, ma che va oltre l'idealismo e lo spiritualismo. La nientificazione di chi domanda è per Sartre duplice. Da un lato pone l'interrogato in una posizione neutra, da cui poi si potrà decidere se esso è o non è. Dall'altro, l'interrogante nientifica se stesso, poiché si distacca dall'oggetto e dall'essere, per giudicarlo. Si tratta insomma di un processo umano. E con la domanda umana una dose di negatività irrompe nel mondo e con essa il nulla. Le negatività ci si rivelano dunque come realtà del tutto peculiari che segnano il rapporto essenziale che l'uomo instaura con il mondo. Per noi esse sono trascendenti e si impongono, come la distanza di cui si parlava prima. Essa non può essere trascurata o negletta, ma occorre percorrerla con sforzo. Le negatività originano infatti da attenzioni o progetti umani e segnano aspetti del mondo ai quali si volge l'impegno dell'uomo. Non vanno confuse con le generalizzazioni prodotte a posteriori dall'esperienza e neanche con l'utilizzabilità heideggeriana degli oggetti, di cui esse sono anzi all'origine. Perché si abbia l'universo di utilizzabili di cui parla Heidegger, deve esserci preliminarmente la rubrica categoriale. Così la chiama Sartre, della negazione differenza. Ora, in verità l'uomo non ha il vero potere di nullificare, neanche provvisoriamente, la massa d'essere che si pone di fronte a lui. L'uomo può solo modificare il suo rapporto con l'essere e distanziarsi, prendere congedo dalla massa d'essere. Lo aveva già intuito Cartesio, afferma Sartre, chiamando questa presa di distanza la libertà. Tale libertà non è un attributo dell'essere umano, del per sé. Anche perché la coscienza, si è già detto, non ha un'essenza, al contrario di ciò che sembra valere per le altre cose mondane. Scrive Sartre in un passo decisivo: la libertà umana precede l'essenza dell'uomo e la rende possibile. L'essenza dell'essere umano è in sospeso nella sua libertà. Uomo ed essere libero sono la stessa cosa. A questo punto, per rafforzare la tesi della libertà nientificante umana, Sartre fa un richiamo ai suoi precedenti studi di psicologia fenomenologica sull'io e sull'immaginazione. Sostenendo un realismo assoluto più forte di quello che pretendono di praticare gli psicologi sperimentali, egli fa notare la differenza radicale che nessun associazionismo può colmare, e allo stesso tempo nulla, tra la percezione di un oggetto e la sua immagine mnemonica. La differenza stessa tra il presente di una coscienza e tutto il suo passato è ineffabile: è un niente, rien in francese, ma determinante. Un niente che diventa nulla, con i suoi effetti, quando la coscienza ne è consapevole. Ciò accade ad intermittenza, quando la coscienza si interroga. Perciò la libertà, scrive Sartre, è l'essere umano che mette fuori gioco il suo passato, producendo il suo proprio nulla. La libertà è porsi di fronte al proprio passato e al proprio futuro come se essi non siano. Ciò avviene nelle condizioni d'angoscia, come affermava Kierkegaard condizione che Heidegger preferiva equiparare alla coscienza del nulla. Le due visioni non sono contraddittorie, secondo Sartre, anzi coincidono. Per Kierkegaard, correttamente, l'angoscia è la paura davanti a sé e non quella provata per un essere mondano. Con esempi tratti dalla sua recente esperienza di guerra, Sartre fa notare che, infatti, il soldato è angosciato dalla sua capacità di tenuta in caso di attacco nemico mentre ha solo paura delle bombe nemiche. La recluta ha paura della morte ma è angosciata dalla paura di aver paura. La paura è conoscenza irriflessa dell'oggetto trascendente, mentre l'angoscia è conoscenza riflessiva di sé. In talune situazioni l'angoscia è pura, non preceduta dalla paura, come quando temo di non essere all'altezza di un importante compito a cui sono stato preposto. Altro esempio di situazione angosciosa pura verso il futuro è quella della scelta non meccanica ma libera e incondizionata di comportarsi in modo tale da evitare di cadere dentro un precipizio a cui sono molto vicino. Niente infatti, dice Sartre, condiziona o impedisce realmente il mio comportamento futuro che potrebbe al limite anche divenire preda di un improvviso e assurdo cupio di solvi suicidario. Verso il passato la condizione angosciosa è quella ad esempio che colpisce il giocatore pentito, ben descritto da Dostoevsky, che si rende conto che, di fronte al tavolo verde, nulla gli impedisce di rigiocare, vanificando il proposito di smettere di farlo assunto la sera precedente. La coscienza si rende conto in tali situazioni di essere totalmente libera e indeterminata. Il giocatore deve ad esempio riprodurre la sua decisione dal nulla e liberamente, per renderla efficace. Sartre precisa che la situazione angosciosa non è la prova della libertà, ma essa è la condizione necessaria del domandare. È un esempio concreto della coscienza della libertà umana. L'angoscia è coscienza di libertà. Nella sua continua lotta contro gli eccessi ideologici di determinismo, che è poi anche una lotta interiore allo stesso Sartre, tra uno scientismo materialistico spontaneo per un uomo del XX secolo, e le prove persistenti, d'altro canto, di una condizione umana che si sottrae parzialmente a tali determinazioni, qui egli aggiunge che è vano invocare un determinismo psicologico incosciente che spiegherebbe l'angoscia. Ora egli argomenta: se l'angoscia viene dalla completa ignoranza di questo determinismo, ciò finisce per giustificare il sentirsi libero che l'accompagna. Se invece è un presentimento di cause profonde ma che ci sfuggono, non si tratta di vera angoscia ma di semplice paura, poiché abbiamo così ricondotto la coscienza a cosa mondana a materia. La libertà che scopriamo nell'angoscia è data da quel niente che si insinua tra i motivi e l'atto. In un passaggio cruciale che permette a Sartre di sfuggire alle alternative spiritualistiche al determinismo, quindi di carattere metafisico e ipostatizzante, Sartre ci dice che la libertà è un fatto, non un presupposto o un elemento essenziale umano. Egli scrive che non è perché io sono libero che il mio atto sfugge alla determinazione dei motivi, ma al contrario, la struttura dei motivi in quanto inefficaci è la condizione della mia libertà. Questo niente che mette fuori gioco le motivazioni in quanto niente non è descrivibile. Esso non è, ma è stato qualcosa per me. Se la coscienza, come si è detto, non ha contenuti, le nostre motivazioni non sono perciò nella coscienza, ma noi le poniamo come tali. Sono una sorta di trascendenza nell'immanenza, una sorta di causa-prodotto. E anche il niente che li separa dalla coscienza è tale. Si potrebbe qui pensare a un idealismo simile a quello gentiliano che rende circolare l'atto e i suoi prodotti. Sartre sfugge a questo esito, ponendo opportunamente due elementi primari. Che egli denomina nientificazioni primordiali, e cioè che la coscienza, essendo vuota di contenuto, non è motivo di sé e rimanda quindi al cogito preriflessivo, di cui si parla nell'introduzione. In secondo luogo, futuro e passato sono forme del non essere della coscienza, e quindi frutto della capacità nientificatrice della temporalità. Questi temi verranno approfonditi nella seconda parte. Per ora, riprendendo il discorso sull'angoscia. La libertà che essa manifesta, dice Sartre, non è altro che una obbligazione al rifacimento continuo di sé. L'uomo non ha un substrato essenziale da rimodellare, ma egli è questo flusso stesso di modellamento. Gli atti umani sono tutti eccedenti le loro spiegazioni, perché sono già andati oltre ciò che li spiega. Ogni spiegazione, appena finiamo di esprimerla, insomma, è già passata, superata. Ciò non significa che l'essenza o il già stato non operino, anzi l'uomo, scrive Sartre, ha sempre una comprensione pregiudiziale della propria essenza, ma essa è la dimensione del già stato, da cui ci separa un nulla. Scrive Sartre, lo svolgimento della nostra coscienza costituisce a poco a poco questa natura, ma essa sta sempre dietro di noi e ci accompagna come l'oggetto permanente della nostra comprensione retrospettiva. Siamo dunque angosciati perché abbiamo una natura che non è un pilastro, un ubicon system, un punto d'appoggio definitivo. Scrive Sartre nell'angoscia la libertà si angoscia di fronte a se stessa in quanto non è mai sollecitata né impedita da niente. Ora le situazioni concrete d'angoscia non sono frequenti. Esse infatti insorgono quando c'è la coscienza che il possibile è mio, soggettivo, dipende da me. E quindi il futuro è nullificato perché non deterministico e imprevedibile. Ma solitamente vi è un'inerzia di ogni atto umano, che una volta iniziato pretende di essere compiuto. E noi siamo sempre lanciati e impegnati nel mondo. Agiamo cioè senza porre le nostre possibilità, poiché la vera possibilità è riflettere e porre l'ipotesi della nientificazione, che corrisponde anche al porsi il quesito: non solo se riuscirò a cambiare l'oggi. E a realizzare quello che voglio, ma se non sarò a disagio quando avrò realizzato quello che desidero. L'angoscia, infatti, scrive Sartre, è il timore di non trovarmi a questo appuntamento, di non volere più io stesso ritrovarmici. Qui Sartre introduce una famosa digressione che è fatta dalla scissione che egli pone tra moralità ed etica. L'etica è angosciosa poiché i valori sono esigenze e non esseri. Se fossero esseri, il santo in sé, di cui parlava Socrate, la mia volontà diverrebbe eteronoma e l'etica non ci sarebbe. Per Sartre la mia libertà è l'unico fondamento dei valori: non esiste nessun altro fondamento etico. Ciò provoca angoscia, sia per la sostanziale mancanza di giustificazione dei valori, che si fondano su di me, che d'altra parte sono privo di essenza, sia perché i valori potrebbero essere posti in questione o rovesciati. Ma solitamente noi viviamo nella dimensione rassicurante e data della moralità costituita, che però è in realtà una selva di tabù e di moralismi. È il mondo della quotidianità nel quale siamo da sempre inseriti e l'osservanza dei suoi obblighi serve a nascondere l'angoscia. Ma vi è un momento angoscioso in cui ci si rende conto che la nostra obbedienza alle regole è una nostra scelta e che quindi noi siamo in verità soli di fronte alla nostra libertà, che al di là della morale comune vi è un progetto più ampio, unico e primario, che costituisce il mio essere. Cade così ogni protezione nei confronti di me stesso, del mio nulla che mi chiede di realizzare il senso del mondo e della mia esistenza. Un senso che, scrive Sartre, io decido solo, ingiustificato e senza scuse. L'angoscia è dunque una mediazione perché nasce dal rifiuto degli obblighi mondani e appare quando mi sono allontanato dal quotidiano e mi capisco come una coscienza che possiede, dice Sartre, una comprensione preontologica della sua essenza e un senso pregiudiziale delle mie possibilità. La libertà è anche una rivolta, poiché Sartre afferma che l'angoscia si oppone, gli scrive, alla sostantificazione rassicurante o cosificatrice dei valori mondani. Di fronte all'angoscia siamo sempre tentati dalla fuga. Il determinismo non è che uno di questi tentativi, è il fondamento di ogni scusante umana. Dota infatti i nostri atti di inerzia ed esteriorità alla pari delle cose, ci rende cose. Il determinismo nega la trascendenza della realtà umana e giustifica così tutte le nostre condotte. È una fuga, perché non può negare l'evidenza della libertà. Esso, tra l'altro, essendo un postulato mentale, è un derivato di una condotta più generale che è la distrazione dai possibili. Noi cerchiamo infatti di distrarre da noi la nostra mutabilità, soffocando la percezione delle possibilità future che abbiamo scartato. Anche la libertà metafisica ed essenzialistica dello spiritualismo, che fa dell'io una sorta di divinità onnipotente, continua e coerente di se stesso, è una distrazione. La psicologia bergsoniana, dice Sartre, è la migliore rappresentazione di questa visione rassicurante che fa e gli scrive, dell'io profondo, non un potere catastrofico, ma qualcosa di simile a un padre che genera i suoi figli. Benché imprevedibile, l'atto bregsoniano è comunque in piena continuità con l'io che lo genera e la sua teoria ci rassicura dall'angoscia. Ma l'angoscia è insopprimibile, perché noi siamo angoscia, e fuggire da noi o nascondere noi a noi è impossibile e contraddittorio. Devo sapere bene quello che nascondo per nasconderlo. Devo pensarci continuamente se voglio evitare di pensarci. Scrive Sartre, io fuggo per ignorare, ma non posso ignorare che fuggo. E la fuga dall'angoscia è solo un modo di divenire coscienti dell'angoscia. Vivere questa contraddizione è essere in malafede. Si apre quindi il secondo capitolo di questa parte che affronta questa condizione esistenziale fondamentale. Tra l'altro, l'analisi della malafede indizia una regressione dalle negatività all'essere che è il suo niente e dunque al per sé. Indagine che verrà condotta nella seconda parte dell'opera. Dunque, esordisce Sartre, la coscienza quotidiana non sa del nulla del suo essere. Essa è in grado di negare il mondo ponendo le negatività, ma anche di negare se stessa. E uno degli atteggiamenti principali dell'autonegazione è appunto la malafede. Essa non va confusa, come si fa solitamente, con la menzogna, o meglio si tratta della menzogna verso se stessi. La malafede è una conformazione instabile, evanescente, la definisce Sartre, per i motivi già detti, cioè per la sua sostanziale impossibilità, poiché il mentitore sa qual è la verità. Ciò non toglie che essa può diventare caratteristica della personalità di molti uomini. La spiegazione psicoanalitica che fa ricorso all'inconscio non è accettata da Sartre, nella cui antropologia in effetti non c'è spazio per un vero inconscio. La critica che qui Sartre indirizza alla psicoanalisi è che un inconscio che censura, rimuove, resiste è un inconscio competente, cosciente, che sa cosa ammettere e cosa negare. Questo rifiuto di Sartre per aspetti importanti della psicoanalisi, anche se egli ne accetta degli altri, come vedremo, è singolare se si tiene presente la sua capacità di riflettere lo spirito dei propri tempi e il parallelo tentativo che egli ha condotto di articolare la propria filosofia con quella degli altri due maestri del sospetto rispetto alla coscienza, cioè Nietzsche e Marx, e ancor più se si tiene conto dell'inversa valorizzazione della filosofia di Sartre da parte di psicoanalisti come Lacan. In ogni caso il dualismo della coscienza freudiano è respinto da Sartre che è favorevole ad un monismo psichico. Sartre rifiuta anche un certo meccanicismo freudiano e ricorda che il gioco delle forze psichiche non si può comprendere senza introdurre le finalità e gli scopi della mente. E per Sartre l'unità della mente freudiana è insostenibile, se non con una sorta di unificazione fra conscio e inconscio che egli qualifica come magica. A riprova delle sue posizioni, egli qui cita le ricerche dell'allievo eterodosso di Freud, Wilhelm Steckel, che negava anch'egli l'inconscio. Il contrario della malafede è la sincerità. Ma che significa essere sinceri? Non coincide con l'essere se stessi, perché il principio di identità è sintetico e regionale, vale solo per l'in sé, il mondo. La realtà umana? Con questo termine fornito di trattino, Sartre traduce il Dasein, l'esserci di Heidegger. La realtà umana, e qui Sartre fornisce anche una sua celebre definizione, è un essere che è ciò che non è e che non è ciò che è. Nella coscienza non c'è inerzia. La coscienza non è mai sostenuta dall'essere, ma è essa che sostiene l'essere. È abitata dall'essere, tuttavia non lo è del tutto. La sincerità è dunque impossibile, è una forma di malafede. Il carattere permanente di un individuo non esiste, perché ciò che facciamo avviene di volta in volta con il nostro consenso. Anzi, la malafede è possibile perché la sincerità è in malafede. Noi non coincidiamo con i nostri atti e atteggiamenti. Anzi, quanto più ci si immedesima in un ideale comportamentale, tanto più si fallisce nel realizzarlo. Un allievo che si concentri spasmodicamente nell'attenzione ad una lezione, Finirà per non ascoltare più ciò che dice il maestro. Un cameriere che voglia immedesimarsi appieno nel suo ruolo diverrà artificioso e buffo. Ognuno di noi è verso se stesso una sorta di divina assenza, come diceva Paul Valéry a proposito del vuoto necessario che secondo lui precede la creazione poetica. Da ogni parte noi sfuggiamo all'essere, eppure siamo. La coscienza non è sostenuta da un essere e da una identità, ma è essa che sostiene l'essere soggettivo. La coscienza è abitata dall'essere ma non è l'essere. Anzi, essa non è ciò che essa è. In tali condizioni la sincerità e l'autenticità sono, in senso antisocratico, compiti impossibili e contraddittori con la struttura della coscienza. Fare l'inventario di ciò che si è significa rinnegarsi. E divenire una sorta di impossibile sguardo puro su noi stessi. Una fuga, come la malafede, in sostanza. La sincerità ci chiede di rinunciare, infatti, ad essere una coscienza libera e informazione continua. La realtà umana immediata, cioè la struttura del cogito preriflessivo, ripete Sartre, è ciò che essa non è e non è ciò che essa è. Solo questa condizione rende possibile la malafede. In caso contrario noi saremmo come un tavolo o un calamaio, vigliacchi o coraggiosi senza possibilità di saperlo o di negarlo. Ne deriva che la coscienza è costantemente in fuga da sé, abbandona la credenza, riflette sull'immediato, relativizza l'assoluto e assolutizza il relativo. A meglio guardare, la malafede è appunto una fede, e si distingue per questo dalla menzogna, in cui non si crede all'irrealtà. Parimenti si distingue dall'evidenza ma ogni credenza, ogni fede non è assoluta, poiché contiene in sé, come mostrava Hegel, la consapevolezza della soggettività del credere. Per cui ogni credenza è limitata, non crediamo mai completamente a ciò che diciamo di credere, perché sappiamo che è soggettivo. Sartre liquida qui, come un breve passaggio, ogni atteggiamento fideistico e ogni credenza. Da ciò, in ogni caso, deriva che anche la buona fede, come la sincerità, è instabile e impossibile. La buona fede... Cerca di sfuggire al nulla e alla disgregazione dell'essere, inventando un in sé, una staticità della coscienza che non esiste, mentre la malafede fa il cammino inverso, cerca di sfuggire a se stessa, autodisgregandosi. La coscienza, pervasa dal nulla e dalla propria libertà, nasconde dunque dentro di sé un rischio permanente di malafede. Ma si apre a questo punto la seconda parte del testo che indaga in profondità appunto sull'essere per sé, ovvero sulla coscienza.